Alla manifestazione che si è tenuta alla stazione di Crotone, in difesa del diritto della mobilità, hanno partecipato anche gli studenti delle scuole superiori. Due studentesse del liceo scientifico Filolao hanno voluto sottolineare ai nostri microfoni che il diritto allo studio comprende anche la possibilità di poter fruire anche del mezzo ferroviario, per spostarsi ovviamente da Crotone per le città universitarie. Oggi siamo qui presenti perché crediamo che sia veramente, veramente importante la presenza di noi studenti, di noi ragazzi, che tra solo un anno, perché frequentiamo tutti il quinto, quindi l'ultimo anno di liceo qui a Crotone, andranno necessariamente fuori città per studiare, per ampliare la propria cultura, per crearsi un qualcosa per il futuro e per il domani, che purtroppo questa città non ci dona, non ci permette. E stare fermi non ci aiuta a niente. Noi qui abbiamo bisogno di trasporti ferrati soprattutto e abbiamo bisogno di rispetto perché i finanziamenti dall'Italia non arrivano, si fermano al nord, al sud e in Calabria arriva quasi nulla e questo non si può permettere perché noi siamo cittadini come il resto degli italiani, come quelli del nord, come quelli del centro, come quelli delle Alpi e così via e abbiamo bisogno di rispetto, di cittadinanza, abbiamo bisogno di vivere in comunione con il resto dell'Italia e se non del mondo. Abbiamo bisogno di essere sostenuti per non perdere il diritto allo studio. Per questo tutto ciò che può agevolare il nostro percorso nelle città universitarie va sostenuto. Vogliamo poter scegliere come spostarci e raggiungere le sedi opportune. A Crotone sta chiudendo tutto, sappiamo, l'aeroporto è sempre in forse, adesso anche la ferrovia, non sappiamo più come spostarci. Un giovane che non può spostarsi con mezzo privato non ha le possibilità, diciamo, di girare anche quei posti particolari che fanno parte della Calabria ed è un peccato.